Davide Giacalone, buongiorno, bentornato. Buongiorno, eccoci qua, bentrovati. Buongiorno Davide, buon lavoro. Partiamo dalla prima del Corriere della Sera, leggiamo il titolo in taglio alto: via le mascherine all'aperto dal 28 giugno, Draghi solleva il caso della finale a Londra. Ci concentriamo però sulla prima parte del titolo, ripresa argomento ripreso anche in prima sul Messaggero e non solo. Via la mascherina dal 28 giugno, ma bisognerà tenerla in tasca. A te Davide, finalmente abbiamo una data precisa su cui basarci. Finalmente, diciamo così, ci siamo tolti anche questa, non tanto la mascherina quanto questa chiacchiera, diciamo, che era diventata abbastanza imbarazzante. Perché bisognerà tenerla sempre in tasca se addio mascherine? Perché non è così, nel senso che ovviamente non è finita, si continuerà a utilizzarla. E mi colpisce un sondaggio, vabbè, i sondaggi sono sempre sondaggi, però sono, diciamo, dei carotaggi dell'umore, dell'opinione pubblica, dove un abbondante più del 60% risponde: beh, io insomma continuerò a utilizzarla, perché come sempre poi il buon senso, la ragionevolezza non fa spettacolo, non va sulle prime pagine dei giornali, ma è la cosa più diffusa e anche più importante. Quindi sì, continueremo a utilizzarla. È evidente che quando c'è molta gente, quando ci sono, diciamo, una calca, anche fosse all'aperto in una giornata di vento, io la mascherina la rimetto. Poi è altrettanto evidente che non essere obbligati a portarlo quando questo la ragionevolezza ti suggerisce di non stare correndo rischi, sì, togliersela, anche questo, specialmente col caldo, è una bella liberazione. E proprio prendendo poi a prestito questo primo titolo letto dal Corriere, andiamo su Repubblica, che ci fa proprio la foto centrale: meglio a Roma la finale del calcio. Ci sono Angela Merkel e Mario Draghi, perché lo stesso Premier ha detto che si adopererà perché non si giochi la finale in paese dove i contagi stanno risalendo. Davide. Ora, qualche settimana fa noi invidiavamo il Regno Unito. Questo fra l'altro chiarisce le idee di come sia un terreno molto mobile. Qualche settimana fa noi individuavamo il Regno Unito perché molto più avanti con le vaccinazioni e con... Vi ricordate che stava sui giornali la notizia: finalmente neanche un giorno senza neanche un morto per Covid. Ormai erano numeri molto bassi. E invece i contagi hanno ricominciato a risalire un po' per le varianti, ma un po' anche per effetto del fatto: siamo al sicuro, tranquilli, facciamo un po' quello che ci pare. Non porta fortuna questo. Devo dire che nel passaggio di ieri, sentire quella risposta del nostro Presidente del Consiglio nel corso di una conferenza stampa insieme al cancelliere tedesco Angela Merkel, alla mente a me riporta più che altro anche un altro problema, e cioè il Regno Unito si rifiuta di considerare valido il Green Pass dell'Unione Europea. Ora, non è che adesso capisco Brexit, capisco la mentalità insulare, tutto quello che volete, non è che possiamo continuare a farci dispettucci di questo tipo. Cioè il Green Pass non è che viene dato perché così invadete la perfida Albione con i contagi, anche perché purtroppo da quelle parti stanno messe in difficoltà già da prima. Credo che, ripeto, in quella risposta pesasse anche questo aspetto. Pagina 11 del Corriere della Sera, lo dicevamo, due fronti: immunizzare tutti gli under 19, l'invito che è arrivato ieri, l'appello dei pediatri, e poi la decisione, la scelta dell'ordine dei medici. Per la verità ne avevamo già parlato nelle scorse settimane, i sanitari Novax saranno sospesi. Allora, io ho già a suo tempo detto che vorrei sapere di medico a cui mi rivolgo se si è vaccinato, se rifiuta il vaccino, non per ragioni mediche, ovviamente quello vale per tutti, ma insomma perché non vuole vaccinarsi. Voglio sapere perché io, da uno così, le mani addosso non me le voglio fare mettere. Sarà una mia libertà, ci avrò il diritto di scegliere. Ecco, uno che non si vaccina, io le mani addosso non me le faccio mettere, perché ritengo che evidentemente abbiamo una base culturale, un concetto della medicina che sono agli antipodi, e io non voglio farmi curare da chi la pensa in quel modo. Al tempo stesso era corretto ed è corretto che per tutte le mansioni mediche e anche infermieristiche di chi sta necessariamente a contatto con un pubblico che non sceglie, se vai al pronto soccorso non è che scegli chi devi trovare al pronto soccorso, puoi scegliere il tuo medico di fiducia ma non puoi scegliere chi sta al pronto soccorso, devono essere vaccinati, altrimenti devono essere rimossi da lì. Su questo, anche su questo, secondo me non ci piove, se ne devono togliersi da dove il contatto col pubblico non è una scelta. Lì però mi fermerei, perché
poi da lì in poi, se uno vuole, dice no, io siccome la penso all'opposto di come ho appena finito di descrivere, penso che i vaccini siano mortali e voglio farmi curare da un medico che la pensa come me, auguri. Cioè, secondo me le pompe funebri sono felicissime di questa scelta, ma detto ciò, però è una libera scelta, non è che perché non ti vaccini non puoi più fare il medico, devi però farlo sapere, devi dirlo, come il Green Pass. Vuoi passare? Fai vedere il Green Pass, se no non passi. Torniamo adesso, Davide, ad una notizia di cronaca che insomma ha diviso molto negli ultimi giorni. Il sindacalista che è stato ucciso, è stato mandato ai domiciliari, il camionista appunto che ha investito Adil Belakdim, è stato interrogato per 3 ore, ha risposto a tutte le domande ed è intervenuta questa mattina sulla stampa la moglie di questo camionista, che si chiama Alessio. Lei dice: Alessio lavorava come Adil, mio marito non è un assassino. Davide. Allora, vabbè, l'ultima affermazione naturalmente intende dire non ho volontariamente voluto uccidere, forse la sintesi anche del titolo, ma però mi colpisce molto che questo concetto eravamo rimasti soli a ricordarlo, ed è dovuta intervenire la moglie del camionista per dire una cosa, perché sembrava nel racconto pubblico che un sindacalista fosse stato ucciso dalla logica del profitto e dal perfido capitale, era stato ucciso da un altro lavoratore che poi, naturalmente è in corso l'inchiesta, quindi vedranno se ci sono dei filmati, se c'è la possibilità di avere le prove. Naturalmente sostiene, io l'ultima delle cose che avrei voluto è fare quello. Certo, diciamo che forzare il blocco è stata una scelta sicuramente sbagliata, però bisogna avere anche il coraggio di dire che quello era un lavoratore che stava lavorando, doveva fare l'ultima consegna e voleva tornare a casa. Dov'è la fonte che fa sì che io possa sequestrare la vita degli altri, la vita economica, la vita lavorativa e la vita privata di chi se ne torna dai 2 bambini a casa? Detto questo, naturalmente, ricordato che sono purtroppo questa la condizione, cioè un lavoratore è stato ucciso da un altro che stava lavorando, il resto fa parte dell'inchiesta e non tocca a noi. Dalla prima del Messaggero, recovery sì al piano Italia, PNRR, pieni voti, oggi von der Leyen nella capitale per sbloccare i primi 25 miliardi. Sulla prima del Corriere della Sera, piano recovery, voti dell'Europa, l'Italia tutti 10 tranne uno. Insomma, se questa pagella la vedesse un genitore, Davide sarebbe più che felice. Sarebbe felice, però sarebbe anche, dovrebbe essere smaliziato. A noi ci piace dire le cose un po' come stanno. Queste sono la pagella. Abbiamo messo a gestire il piano e a presentarlo all'Unione Europea quello che fino a qualche giorno fa dava le pagelle agli altri ed era piuttosto severo, quindi insomma, come dire, eravamo da questo punto di vista un po' agevolati. Ieri nella conferenza stampa che hanno tenuto il Presidente del Consiglio italiano Draghi e la cancelliera tedesca Merkel, una delle cose che ha detto Draghi non la vedo valorizzata abbastanza sui giornali, però spiega anche quei voti positivi e quel modo di procedere, perché ieri ha detto Draghi: con la cancelliera Merkel siamo d'accordo che un'Italia più forte è necessaria ad avere un'Unione Europea più forte. E questo spiega tutto, spiega molto, cioè c'è un interesse collettivo a che le cose funzionino, che quei capitali importanti, molto importanti, siano spesi bene e servano a recuperare degli squilibri e compensare degli squilibri. Quindi adesso sei stato promosso a pieni voti, però ricordati che la partita vera è l'attuazione del piano, non solamente la redazione e il festeggiamento. Non siamo ancora andati sul sole, lo facciamo subito. Ci sono 2 argomenti che vogliamo sottoporti, Davide. Il primo è l'apertura, più fondi al reddito di cittadinanza, questo è il titolo, con un po' di numeri anche, verso il rifinanziamento di 2 miliardi per la misura in chiave antipovertà. Nella maggioranza cresce la spinta per l'ampliamento della platea, ma Salvini frena. Nel 2029 il finanziamento del sussidio alle famiglie supererà i 40 miliardi. E poi a centropagina si parla di evasione, ma partiamo proprio dal rifinanziamento del reddito. Allora, i sussidi di disoccupazione esistevano già da decenni. Le pensioni di invalidità o le sovvenzioni per invalidità, cioè per inabilità al lavoro, persona.
Non sentiamo più Davide, è credo l'effetto armadio questo. Cerchiamo di recuperare collegamento. Davide, ci senti? Sì. Che l'armadio non era più connesso. No. Mi spiace. No, dicevo, i sussidi di disoccupazione esistevano da decenni. Le sovvenzioni per l'inabilità al lavoro o anche pensioni di inabilità esistevano da decenni. Non è che, dove era l'innovazione del reddito di cittadinanza? Era nella sostanza e nel dire: questo è un reddito che viene dato a chi non ha lavoro per aiutarlo a trovare lavoro, e noi l'aiuteremo a trovare lavoro. Ha funzionato? Zero. Cioè non è che è un fallimento normale, è un fallimento totale. Adesso cosa fai? Ci rimetti i soldi a che scopo? Per cambiarlo. Cioè oso immaginare e sperare che mettono i soldi per cambiarlo, anche perché quello strumento lì, contrariamente a quello che molti pensano, non c'è nel resto d'Europa. Perché la propaganda ha fatto confondere il reddito di cittadinanza con il reddito minimo. Ma il reddito minimo che si usa negli altri paesi europei non è il reddito che viene dato a tutti perché sei nato, è il minimo che viene pagato a chi lavora. Noi invece stiamo parlando di reddito a chi non lavora. Ecco, la finalità del reddito di cittadinanza è stato un totale fallimento, quindi se lo rifinanzi, cambialo. E dicevamo poco fa, appunto, seconda parte del Sole, economia in nero ed evasione. La Guardia di Finanza contesta 28 miliardi. Ieri appunto è stato presentato questa indagine, insomma, sull'anno 2020, e dobbiamo dire che un po' di numeri ci hanno lasciati così, tra cui questo, Davide. Tra cui, tra l'altro, per l'appunto, per rimanendo al reddito di cittadinanza, 63 milioni di euro dati a 5.900 persone che non avevano minimamente diritto, di cui alcuni possessori della Ferrari. Intesa come macchina, complimenti comunque, diciamo così, però non propriamente in stato di indigenza, mettiamola così. Ora, però, attenzione a questi titoli, perché quello che conta non è l'evasione fiscale contestata dalla Guardia di Finanza, quella che conta è l'evasione fiscale dimostrata. E se la mettiamo su questo piano, l'evasione fiscale dimostrata è il quantum incassato, cioè quanto riesco a riprendere, perché sennò diventa uno sport fine a se stesso. Viva la Guardia di Finanza, ieri era l'anniversario della fondazione, viva le fiamme gialle, però certo, quando la distanza tra l'accertato, il confermato e il recuperato diventa piuttosto grossa, di problemi, anziché uno solo, cioè l'evasione fiscale, ne ho due e dovrò pure affrontarli. Non c'è dubbio. Grazie a Davide Giacalone per la rassegna stampa di oggi. Ci ritroviamo domani mattina puntuali alle 7:10. Grazie a voi, buona radiovisione a tutti e dall'armadio. Ci occupiamo adesso di un tema che toccherà molti di noi, perché stiamo parlando dei lidi estivi. Sta arrivando l'estate, naturalmente i lidi tornano a riempirsi, abbiamo già visto un po' di immagini anche nello scorso fine settimana, ma queste nuove regole sul distanziamento tra gli ombrelloni e il calo di presenze immaginato hanno portato molti gestori a rivedere i prezzi e ovviamente a rivederli in alto. Esatto, sì, a dirlo è l'IRCAF, l'istituto di ricerca, che ha presentato la sua indagine di fatto su quanto costeranno le vacanze in spiaggia degli italiani quest'anno, e noi ci colleghiamo subito, grazie ai nostri registi, con Rocco Cibelli, coordinatore proprio di questa ricerca sugli stabilimenti balneari. Cibelli, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, grazie intanto per aver accettato l'invito, Rocco. Ci aggiorna un po' proprio su questi prezzi, nel senso, avete una percezione di qual è la percentuale, per esempio, con cui sono aumentati, di cui sono aumentati? Beh, c'è stato un aumento di media del 13,90% rispetto all'anno scorso, però ovviamente anche questo aumento va un attimino diviso, va spacchettato, perché qui stiamo parlando di media generale di tutte le spiagge italiane. Noi rispetto a questo abbiamo fatto comunque una suddivisione, nel senso che vediamo che le spiagge dell'Adriatico costano meno rispetto a quelle del Tirreno. Ok, ovviamente... Cibelli, mi perdoni se la interrompo, chiariamo ai nostri ascoltatori come funziona e come voi avete svolto questa indagine, cioè avete preso in considerazione il costo di un ombrellone e due lettini in che periodo? Beh, sì, esatto, abbiamo scelto comunque il periodo che abbiamo scelto è la settimana dal 12 al 19 di giugno, quindi siamo all'inizio stagione, bassa stagione. Oltre alla settimana noi abbiamo preso in esame anche un solo giorno, e di questo solo giorno ovviamente ci siamo indirizzati al fine settimana, sabato, domenica, certo, che mediamente è quello più utilizzato dai
dai bagnanti, dai bagnanti del, diciamo così, del weekend, del fine settimana. E come oltre a questo abbiamo preso in, diciamo, abbiamo preso ancora in considerazione un altro elemento, che è quello di stare intanto gli stabilimenti di una fascia media, no, per i cittadini, per le famiglie, per le famiglie medie, e in terza, quarta fila. Quindi non abbiamo, come dire, abbiamo fatto proprio questo tipo di scelta per avere una percezione di una media generale, ecco. Allora, diceva prima che però bisogna fare delle differenze sulle zone, chiaramente, perché diceva, insomma, più di qui, meno di là. Ci aiuta un po' a capire quali sono, per esempio, le zone dove gli aumenti sono stati più significativi? Sì, beh, ovviamente, come dire, quello, cioè le zone che mediamente costano di più, ci sono stati dei, come dire, degli aumenti più significativi, andiamo sulla costa tirrenica, Toscana, Lazio, e anche levemente la Liguria. E qui ci sono stati degli aumenti più significativi, contrariamente a quello che poi è avuto nell'Adriatico, che addirittura sul giornaliero c'è stata una certa diminuzione, addirittura sul giornaliero, anche se minima, parte, ma comunque diminuzione è stata, perché infatti noi vediamo sull'Adriatico abbiamo la settimana, il costo medio di una settimana è di 96 euro. Sì. 96 euro. Il giornaliero, sempre sull'Adriatico, è di 15 euro a fronte dei 17,95 dell'anno scorso, quindi c'è stata una certa diminuzione sul giornaliero. Certo. Poi, prego? Poi. Prego. No, dicevo, Cibelli, neanche a dirlo, che guardando invece alle cause, no, di questi rincari, di quelli che sembrano dei rincari, qualcuno l'ha chiamato il carro spiagge, adesso insomma bisognerà anche capire, insomma, a seconda, come ci ricordava lei, dei diversi periodi dell'estate scelti per andare in vacanza. Alla base di questo ci sono le difficoltà organizzative che quest'anno si accentuano, la distanza dagli ombrelloni. È evidente che se io devo distanziare gli ombrelloni avrò meno posti, no, da offrire nel mio stabilimento. Da qui i rincari, questa è l'unica causa o ci sono altri fattori in gioco? Sicuramente, no, non è l'unica causa, ma questa, la causa che lei ha appena menzionato è la stessa che abbiamo avuto l'anno scorso, tant'è che noi questo raffronto, questi aumenti, queste leggerissime diminuzioni che abbiamo riscontrato, le abbiamo rapportato a una precedente indagine fatta sempre da noi, come IRCAP, sempre nel medesimo periodo, quindi sono dei dati certi rispetto all'anno scorso. Distanziamento c'è stato quest'anno, ma anche l'anno scorso, anche in precedente, come si è stata la sanificazione, quindi adeguarsi a tutta quella che è la normativa che la pandemia ha imposto. Quindi sicuramente da questo non è dettato, può essere dettato, ecco, quello che può essere, che c'è come percezione, diciamo così, all'inizio, noi intanto quando abbiamo fatto l'indagine non erano ancora state aperte alcuni stabilimenti balneari, tant'è che alcuni li abbiamo trovati proprio chiusi, probabilmente, non lo so, forse ancora una certa timidezza, ancora non una certa convinzione da parte di alcuni, pochissimi devo dire, ma da parte di alcuni c'è stata ancora una chiusura, proprio la chiusura dello stabilimento. Adesso vedremo cosa succederà, perché siccome non ce l'abbiamo come osservatorio permanente, andiamo a vedere adesso, e quello che abbiamo fatto anche l'anno scorso, come sarà l'alta stagione. Certo, certo, Cibelli, però ci faccia capire, la vostra sensazione dagli studi che avete fatto è che andranno in questa direzione i prezzi, cioè andranno aumentando? Pensiamo di sì, pensiamo di sì, verso l'alta stagione andranno sicuramente in aumento, ecco. Allora, noi la ringraziamo, visto che questo è un lavoro che voi porterete avanti, come ci stava ricordando, torniamo a sentirci molto presto. Grazie a Rocco Cibelli, coordinatore, come detto, della ricerca IRCAF sugli stabilimenti balneari, sui rincari che si prospettano per quest'estate. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro anche a voi. Grazie, e subito andiamo da Don Antonio Mazzi, perché non possiamo chiudere l'ora senza di lui. Don, buongiorno. Cara Benedetto, stamattina faccio il filosofo. Vai, va bene. Vai. La verità è sorella dell'umiltà. La verità è sorella dell'umiltà. Sorella dell'umiltà. Ci siamo? Beh, ci siamo. Ci piace molto, come sempre. Grazie. Ditelo in alto,
In alto, tendendo al cielo? No, là in alto, là nell'ufficio, in alto. In alto, in alto, ufficio. In alto. Decidete voi cos'è in alto. Ciao, donna. Ciao. Bisogna riflettere. Adesso mi faccio dare una cartina della radio. Va bene. Per la parte alta. Vogliamo entrare un po' nel mondo degli universitari, in realtà di coloro che dall'università poi escono e cercano un lavoro. C'è stato questo anno molto particolare e anche gli effetti del Covid si sono abbattuti sui neolaureati, perché sono calate le assunzioni e soprattutto hanno rallentato molto gli stipendi. Vogliamo un po' approfondire questo tema, capire insomma come stanno i nostri giovani laureati, e lo vogliamo fare con Ivano Dionigi, il professor Dionigi, che è presidente di Alma Laurea, che appunto ha stilato poi questa indagine, questa ricerca. Buongiorno, grazie. Buongiorno, buongiorno a lei, telespettatori. Buongiorno, buongiorno. Allora, ci dice qual è il dato principale che emerge da questo studio legato all'anno che abbiamo vissuto? La domanda è: questo anno di pandemia ha compromesso la formazione dei ragazzi oppure no? Ma diciamo così che la pandemia ha segnato un po' uno spartiacque. Mentre non ha compromesso la formazione universitaria, perché i nostri studenti universitari sono riusciti a dare esami, a seguire le lezioni, a sostenere le tesi, a differenza della scuola, la quale rimane invece la prima vittima di questa pandemia. Quindi per quanto riguarda la formazione il quadro è abbastanza soddisfacente, invece per quanto riguarda il mondo del lavoro ha reso più fragile, ha reso più critica la situazione. Se noi guardiamo il primo gennaio del 2019 col gennaio del 2020, assistiamo a un progressivo trend di crescita sia occupazionale che di stipendi. Poi dal marzo, soprattutto all'aprile del 2020, abbiamo visto precipitare l'occupazione. Detto questo, comunque la laurea cosa ha dimostrato? Ha dimostrato che il laureato rispetto al diplomato ha avuto circa il 15% di probabilità in più di trovare lavoro, fatto 100 ha guadagnato circa il 40% in più, per cui la lezione che ne viene è che laurearsi conviene. Conviene comunque, certo, professore. Soprattutto nei periodi difficili, nei periodi critici. Chiaro. Questo anche in passato, ma più che mai ora, si è dimostrato che la laurea, il laureato resiste maggiormente. Così. Per quanto riguarda la formazione, comunque ci sono alcuni segni che vanno rilevati. Uno è senz'altro positivo. Si temeva l'anno scorso, per il 2020-2021, che ci sarebbe stato un crollo delle matricole. Questo non è avvenuto, soprattutto anche al sud c'è stato un incremento, anche se l'iscrizione è stata online, anche la frequenza, quindi sarebbe un dato da approfondire. Però diciamo che negli ultimi 10 anni, dopo che si era precipitati dalle 340.000 immatricolazioni degli inizi del 2000, nei 2013-14 si è scesi a 270.000, in questi ultimi 10 anni si è tornati quasi al saldo positivo. Ma quindi molto, molto interessante anche tutto questo. Siamo professore, siamo gli ultimi in Europa. Purtroppo lo sappiamo. In ultimi in Europa per laureati, siamo seguiti solo dalla Romania. Siamo il fanalino di coda, ma lo siamo stati molto spesso. Tornando alla questione lavorativa, una domanda nello specifico: si rilevava che le più penalizzate sono state le donne al nord. Lei si è fatto un'idea del motivo, sì, di questo? Diciamo che in punti percentuali, siccome al nord c'era più lavoro, la pandemia ha colpito soprattutto là dove c'era il lavoro, e quindi il nord è stato quello più sacrificato, perché è quello che aveva più densità occupazionale. Detto questo, le donne sono coloro che hanno sofferto maggiormente, perché noi dobbiamo considerare che in partenza già gli uomini hanno circa il 18% in più di probabilità di trovare lavoro. A fronte di questo dato svantaggiato originario, le donne rispetto agli uomini hanno perduto circa il 9% in più del lavoro. Partivano svantaggiate e sono state maggiormente colpite. Va anche detto, per accentuare il dato, che tra i nostri laureati le donne rispetto ai maschi e agli uomini superano il 58%, sì, oltre ad altre considerazioni che hanno molti segni
positivi rispetto agli uomini, più regolari, più bravi nei voti singoli, nel voto di laurea, più motivati. Certo. Poi quando si va alla pagina 2 dell'occupazione, invece i segni meno aumentano in riferimento alle donne. Dionigi, abbiamo davvero pochissimi secondi. Mi dice, una risposta flash, qual è il dato che le aziende vanno maggiormente a guardare? Il primo dato che guardano nel curriculum di un neolaureato? Risposta flash, la prego. Soggiorni all'estero, competenze linguistiche e informatiche ed esperienze di lavoro durante il curriculum di studi. Fantastico, davvero una sintesi che aiuterà anche molti dei nostri ragazzi, degli studenti a comprendere quali sono veramente le competenze richieste praticamente in forma trasversale. Grazie al professor Ivano Dionigi, presidente di Alma Laurea, per tutti questi dati, per la chiacchierata di stamattina. Ci sentiamo presto, buon lavoro. Grazie, buon lavoro a voi. Siamo pronti per parlare di sport, di calcio. Sapete che seguiamo da vicinissimo gli europei, le due partite di oggi. Facciamo il punto su quelle di ieri nel nostro Diario Azzurro. Diario Azzurro. Ed eccoci in diretta alle 8:27 minuti con un ospite, con noi questa mattina il Marco Bucciantini, che è giornalista e commentatore di Sky Sport. Buongiorno Marco. Buongiorno a tutti. Eccoci qui, grazie per i minuti che ci dedica. Allora, l'Italia sabato affronterà l'Austria, non l'Ucraina come era negli auspici, ma ieri la squadra austriaca, insomma, ci è sembrata comunque competitiva, ha quasi tutti i giocatori che militano in Bundesliga. E quindi che ci dobbiamo aspettare? È una squadra di un buon ritmo di gioco, che ieri ha mostrato di essere più compatta, più convinta dell'Ucraina, che forse ha qualche individualità ma niente di decisivo, forse ha un mito in panchina più che un allenatore, invece come concetto di squadra l'Austria mi sembra più avanti. È sulla falsariga degli avversari che abbiamo affrontato in questo biennio, ecco, quelle che sono finite in pieno nei nostri record. Però è una squadra, nell'eliminazione diretta, è una squadra così compatta e fisicamente forte, che ha un buon ritmo soprattutto sugli esterni. Gli esterni sono molto buoni, sono quelli più forti, sono quelli che hanno anche già vinto trofei internazionali. Bisogna stare un po' più attenti, ci sarà da correre un po' di più, da preoccuparsi di quello che succede dietro le spalle, in generale da preoccuparsi del cronometro, perché quando stai 0-0 in un girone, prima o poi la partita pensi di sistemarla. È più ansioso stare 0-0 e le partite cominciano da 0-0 quando sei agli ottavi di finale. Però insomma, è giusto affrontare le squadre che meritano di arrivare, perché l'Austria ci è arrivata vincendo, però è più importante sapere che insomma siamo proprietari del nostro destino con questa squadra che abbiamo. Certo. Cioè, la nostra squadra per ora è stata la più bella, assolutamente. Cioè, non lo diciamo da patrioti, lo diciamo da osservatori. Da lucidi osservatori. Allora Marco Bucciantini, tra poco ti chiedo anche di Verratti, perché insomma si è ripreso bene. Verratti contro il Galles ha un po' dimostrato di stare bene, quindi potrebbe anche essere impiegato da titolare. Nel caso questo accadesse, chi gli deve lasciare il posto? Chi secondo te potrebbe essere? Locatelli, per esempio? Ma è talmente difficile rispondere a questa domanda che probabilmente Mancini non si farà questa domanda, nel senso che quando devi andare a togliere o Locatelli o Barella, può darsi che non sia un momento in cui ti inguai, ti crei un problema, crei un elemento di discussione. No, Verratti ha dimostrato di poter partecipare da protagonista all'europeo, e questo 20 giorni fa nemmeno pensabile. E quindi Mancini ha scoperto nell'altra partita di avere almeno 3 o 4 giocatori molto vicini ai titolari, penso a Chiesa, anche non solo a Locatelli, quindi a Pessina. Ed è importante adesso sapere che ci sono molti giocatori simili in questa che ormai è stata battezzata come una squadra di club. La squadra italiana che gioca meglio, la squadra di club italiana che gioca meglio è la nazionale. No, non è quasi mai successo nella storia, forse mai. Però io sono contento, guarda, che Verratti abbia fatto una bella partita, perché per me Verratti è stato decisivo nel costruire questo tipo di squadra. Cioè, Mancini parte da Jorginho e da lui, due titolari del calcio internazionale di grande livello, cioè due titolari di grandi squadre, ma due giocatori che giocano, che parlano la stessa lingua. Questa squadra ha un linguaggio comune, e quel linguaggio comune è stato costruito partendo da Jorginho e Verratti, giocatori che sono fisicamente simili, tecnicamente straordinari,
che però una volta che li hai scelti ti impongono un certo linguaggio anche a tutti gli altri, cioè non puoi giocare con loro due e poi andare di corsa, non puoi giocare con loro due e poi andare sulla lunghezza, se giochi con loro due costruisci e domini il gioco con loro due. Quindi tanto aver recuperato un giocatore fondamentale per aver costruito questo linguaggio per me è stato piacevole, certo, e giusto per quanto lo riguarda, però in questo momento i titolari sono quelli che hanno giocato le prime due. Non c'è dubbio, intanto ieri Olanda e Belgio si sono qualificate per gli ottavi, così come gli azzurri hanno chiuso il girone a punteggio pieno e quindi insomma in prospettiva Final Four possono diventare avversarie pericolose. Le partite di oggi alle 21, Croazia-Scozia e Repubblica Ceca-Inghilterra, partite da seguire qui su RTL 102.5 in Radio Cronaca Integrale. Grazie a Marco Bucciantini di Sky Sport, a prestissimo. Un abbraccio a voi, con piacere un complimento grosso alla Danimarca. La Danimarca è stata la squadra ovviamente più sfortunata di questo primo pezzo di europeo. Ieri lo sport ci ha dimostrato che c'è anche una giustizia. La Danimarca gioca benissimo a calcio. Ottimo, ottimo. Grazie anche per questo pensiero ai danesi. A presto, ciao. Diamo il buongiorno al sottosegretario alla salute Andrea Costa. Buongiorno e bentornato su RTL 102.5. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Beh, partiamo chiaramente subito con questo annuncio che era in realtà atteso da tempo, insomma è un po' un piacere per tutti gli italiani poter avere una data per togliere le mascherine, almeno all'aperto. Si parla proprio di poco meno di una settimana, dal 28 giugno. Rimangono un po' di timori, però ci faccia un po' un quadro, sottosegretario, proprio rispetto a questo. Beh, non c'è dubbio che il quadro che abbiamo davanti, da un lato i dati dell'epidemia e dall'altro i dati del piano vaccinale, oggi oltre 16 milioni di cittadini hanno completato il ciclo di vaccinazione e oltre la metà degli italiani hanno ricevuto almeno la prima dose. Questo ovviamente è un quadro che ci permette di prendere questa decisione. Dal 28 di giugno basta mascherina all'aperto e credo che sia un segnale importante anche di fiducia ai cittadini nell'individuare un percorso che ci porta gradualmente alla normalità. Credo che sia il risultato possibile grazie veramente allo sforzo di tutti, i cittadini in primis che hanno rispettato ormai da oltre un anno e mezzo restrizioni, libertà soppresse, e quindi credo che sia un giusto risultato e credo che sia, ripeto, un traguardo importante che dà fiducia verso un futuro di ritorno alla normalità. Sottosegretario, proprio a proposito della campagna vaccinale, beh, insomma, è innegabile che in questi giorni ci siano state delle ennesime confusioni, un caos anche comunicativo talvolta riguardo il mix di vaccini. Allora, abbiamo capito perché è di queste ore l'apertura nei confronti della possibilità per gli under 60 di vaccinarsi volontariamente firmando un consenso informato con AstraZeneca anche nella seconda dose. Ieri il suo collega sottosegretario della Salute Pierpaolo Sileri ha detto: beh, io però questa possibilità, no, di non ricorrere al mix di vaccini l'avrei data anche agli over 60. Qual è la sua opinione in merito? È giusto aprire anche a loro questa possibilità, come peraltro ha fatto il premier Draghi, che si è vaccinato non con AstraZeneca in seconda dose, proprio per dare l'esempio? Guardi, noi abbiamo davanti un obiettivo imprescindibile, quello di proseguire con la campagna di vaccinazione. Detto questo, ripeto, il governo ha dato un'indicazione precisa e quindi per gli under 60 ovviamente la vaccinazione procedendo con il mix, quindi per chi ha ricevuto AstraZeneca come prima dose procedere con la seconda con Moderna o Pfizer. È chiaro che di fronte però alla rigidità di alcuni cittadini e quindi all'impossibilità di completare il ciclo vaccinale, ripeto, mantenendo fermo come obiettivo quello di completare il ciclo vaccinale, abbiamo dato questa ulteriore opportunità di fronte a un rifiuto di procedere alla seconda dose con il mix di vaccini previo un consenso informato, appunto procedere con il completamento della vaccinazione anche con AstraZeneca per quanto riguarda la seconda dose. E ripeto, in questo caso le decisioni che la politica prende sono decisioni che prende sulla base di pareri scientifici. Credo che dobbiamo avere estrema fiducia nella scienza, perché è la scienza che oggi ci ha messo a disposizione un vaccino che ci permette di combattere e uscire dalla pandemia. Noi dobbiamo mettere in campo tutte le opportunità che ci permettano di completare al più presto la vaccinazione e raggiungere quell'obiettivo che ci siamo dati di arrivare entro fine settembre all'immunità di gregge. Quindi ripeto, l'obiettivo primario del governo è continuare a vaccinare e completare il ciclo di vaccinazione, anche perché i dati dall'Inghilterra ci dicono
quanto sia importante procedere con la seconda dose, perché anche di fronte alle varianti la prima dose non copre come la seconda dose, e quindi dobbiamo dare più opportunità possibile ai cittadini che, ripeto, hanno la possibilità di fare una scelta previo un parere del medico, previo un parere, un consenso. Credo che, ripeto, sono opportunità in più che ci permettono di raggiungere in fretta l'obiettivo che ci siamo dati. Questo per gli under 60, ma per chi avesse di più di 60 anni, quindi lei è favorevole anche lì alla possibilità di scegliere? Ma guardi, io mi affido alla scienza, io credo che non spetti alla politica decidere quando somministrare un vaccino e a chi somministrarlo. Noi abbiamo un parere molto preciso da parte di AIFA e da parte del CTS in questo senso, e quindi il parere dice di procedere con gli over 60, con AstraZeneca e con gli altri vaccini. Però ripeto, se ci sono delle situazioni in cui un cittadino rifiuta il completamento della vaccinazione, credo che sia opportuno valutare e dare la possibilità comunque di raggiungere l'obiettivo di completare il ciclo vaccinale, e quindi credo che sia un'opportunità da valutare e un'opportunità comunque da dare ai cittadini. Da dare a tutti i cittadini. Sottosegretario Costa, lei ha fatto appena poco fa un riferimento all'immunità di gregge a fine settembre, quindi non per correre, ma per capirci, la mascherina al chiuso andiamo a toglierla contemporaneamente all'immunità di gregge, da un così, dalle sue valutazioni? Beh, guardi, io credo che dobbiamo veicolare messaggi di fiducia ai cittadini e dobbiamo dare delle prospettive ai cittadini. Allora, nel momento in cui sosteniamo giustamente e correttamente che la vaccinazione è la via d'uscita da questa pandemia, ripeto, dobbiamo anche indicare degli orizzonti temporali e certi, e io credo che quando avremo raggiunto l'immunità di gregge il tema di togliere le mascherine anche al chiuso, ovviamente in alcune situazioni evitando assembramenti e quant'altro, assolutamente è un obiettivo e una prospettiva che dobbiamo dare ai cittadini, perché è in gioco anche la credibilità di quello che stiamo facendo. Credo che sia anche un elemento che ci aiuta a consolidare quel rapporto di fiducia tra i cittadini e i vaccini, perché abbiamo bisogno anche di questo, perché man mano che passano le settimane ovviamente stanno emergendo anche quei cittadini più scettici nei confronti dei vaccini, e quindi dobbiamo introdurre elementi che comunque consentano invece di procedere alla vaccinazione. Quindi dare delle prospettive, dare degli orizzonti temporali, dare dei momenti in cui alcune libertà possono ritornare, quindi una certa normalità possa tornare, quindi anche togliere le mascherine al chiuso sia un obiettivo che assolutamente dobbiamo dare. Quindi dico, certamente quando ci sarà l'immunità di gregge il tema di togliere le mascherine anche al chiuso è un tema che sicuramente dovrà essere affrontato. Sottosegretario Costa, proprio a proposito, no, di dare orizzonti temporali, il tema delle discoteche, ci eravamo lasciati qualche settimana fa con un vertice, no, che avrebbe dato delle prospettive, una data certa per tutti i lavoratori del settore dello spettacolo. Ora ci si toglie la mascherina all'aperto, come dire, una data per loro, per questo comparto, non c'è. Abbiamo visto che ad esempio ieri la Francia ha detto: noi dal 9 luglio riapriamo le discoteche. In Italia? Guardi, quando parliamo di discoteche innanzitutto non dobbiamo fare l'errore di pensare che stiamo parlando solamente di luoghi dove ci si diverte. Quando parliamo di discoteche parliamo di attività, perché parliamo di oltre 3.000 aziende, parliamo di oltre 100.000 occupati. Proprio questa mattina, prima di questa intervista, ho avuto un incontro con il ministro Speranza, è un tema sul tavolo, e io credo che già questa settimana indicheremo una data in cui le discoteche potranno tornare a riaprire, potranno tornare a fare le proprie attività. Quindi io confido che entro il fine settimana, ripeto, comunicheremo finalmente una data a questo settore che a oggi è rimasto l'unico senza avere una prospettiva e senza avere una certezza, e credo che sia dovere della politica dare una data, una risposta anche a questo settore. Ma lei pensa che l'Italia si possa in qualche modo allineare a livello temporale con la Francia, cioè è ipotizzabile un 9 luglio? Assolutamente sì, io credo che entro i primi 10 giorni di luglio le discoteche in Italia potranno ripartire e riaprire. Ovviamente dobbiamo condividere criteri, condividere protocolli. Credo che il criterio del Green Pass possa essere un criterio applicato anche alle discoteche, perché nel momento in cui lo condividiamo anche per partecipare a altri eventi, per garantire gli spostamenti in sicurezza, non vedo perché non si possa declinare anche alle discoteche. Quindi ripeto, sì, entro questa settimana daremo una data anche per le discoteche. In una battuta poi ci salutiamo: è d'accordo con Draghi nello spostare la finale degli europei a Roma? Beh, guardi, qua è paradossale, perché io ricordo che il premier inglese
alcune settimane fa proponeva di fare tutte le partite in Inghilterra, perché l'Inghilterra è la nazione con i numeri più bassi di contagio, quindi non se vale quella dichiarazione credo che sia in linea anche quello che ha detto il Premier Draghi, quindi assolutamente mi pare una proposta di buon senso e quindi perché no. Chiarissimo, grazie ad Andrea Costa, sottosegretario alla salute, a presto e naturalmente buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. Giusy Legrenzi, Enrico Galletti, noi torniamo domani. Ciao.